inevitabilmente trascina nell'organizzare gli aspetti che in qualche modo rimandano alle mie predicazioni. Quindi gli do la parola e stiamo a sentire come funziona la sua sperimentazione. No, c'è quello. Grazie. Intanto volevo dire due brevi cose riguardo all'intervento del maestro di prima, a conferma di quello che lui diceva. La prima riguardo alle poesie che non concludono o partono già dando per presupposto precedente, un esempio è quello di Sanguinetti, che finisce tutte le sue poesie con due punti. Questo è un esempio molto significativo. E poi riguardo invece ai rapporti fra musica e poesia, nel senso che si diceva prima, se pensiamo ai quattro livelli di significato della poesia, cioè il livello semantico, il livello fonetico, sintattico e ritmico, quello fonetico e quello ritmico sono che sono gli specifici del linguaggio poetico rispetto agli altri linguaggi verbali, sono proprio i due che sono in comune totale con la musica. Per quanto anche nel livello semantico e nel livello sintattico ci siano molti punti in comune con la musica. Allora, io parlerò appunto della sperimentazione, ovviamente dal mio punto di vista. Quindi, perché sperimentazione? Perché scrivere poesia e sperimentare nuove strade poetiche? Prima di tutto mi pongo una domanda. Ha senso ancora oggi scrivere poesia? Perché viviamo in un'epoca in cui è l'esistenza stessa della poesia che è in discussione. Tanto che se uno si definisce poeta, rischia di trovarsi di fronte a qualche sorriso da parte di molte persone. Cioè l'identità stessa del poeta oggi ha come ruolo sociale, diciamo, come ruolo di fronte alla società, è un'identità a dir poco di difficile collocazione. Ma questo non è un fenomeno nuovo, perché se pensiamo già a quello che scriveva Palazzeschi un secolo fa, ormai quasi, in cui lui proprio si definiva un saltimbanco perché non aveva più un ruolo, mentre prima c'era D'Annunzio, c'era Carducci, il poeta Vatte, a un certo punto la società del XX secolo ha spodestato totalmente il poeta come guida morale della società o come propositore morale della società. E quindi a cosa serve oggi la poesia? Perché si fa poesia ancora oggi? Non è una domanda da poco. E poi l'altro punto di partenza è quello dell'etimologia della parola poesia. La parola poesia deriva da una parola greca, quale a sua volta deriva da un verbo, poien, che significa fare. Quindi il poeta nell'antica Grecia era colui che faceva, colui che costruiva, colui che creava. Quindi colui che creava qualcosa di nuovo, perché non si crea qualcosa che c'è già. Quindi questo ruolo del poeta, che poi vedremo anche Platone ci darà qualcosa di importante, se lo confrontiamo con il ruolo del poeta oggi, nella società di oggi, ci fa pensare questa distanza. Poi comunque torneremo su questi concetti. Quindi, perché fare poesia oggi? Io penso che, dico subito che credo invece che il ruolo del poeta possa essere importantissimo nella società di oggi, non meno che in altre epoche. Perché la poesia, e qui è in totale accordo con le altre arti, con la musica, con tutte le altre arti, apre delle porte percettive, delle porte cognitive. E quindi
e questo già è un primo ruolo importantissimo della poesia. L'epoca in cui viviamo è un'epoca che Pasolini definiva più di 30 anni fa un'epoca di grande omologazione. Lui ha coniato questa parola che secondo me è molto centrata, molto significativa. Viviamo in un'epoca di massificazione, in un'epoca di omologazione. I mezzi di comunicazione di massa permettono di accentuare questa omologazione, questa massificazione, tendono a farci assumere dei comportamenti molto codificati, tutti uguali, a vestirci tutti allo stesso modo, a comportarci allo stesso modo, ad acquistare le stesse cose e a usare lo stesso linguaggio, perché alla fine, dal punto di vista della poesia, quello che interessa è il linguaggio. Quindi il linguaggio tende ad essere molto standardizzato. La mia scrittura poetica nasce proprio dal tentativo che già in partenza riconoscevo titanico da un certo punto di vista, di uscire da questa omologazione linguistica. Basta accendere la televisione, basta pensare ai vari ambiti comunicativi per accorgersi di questa grande di questo peso. Cioè io lo sento moltissimo questo aspetto, questa cappa soffocante dell'omologazione linguistica. Quindi sono partito nella mia scrittura proprio da questo, dal cercare in qualche modo di trovare un mio linguaggio, un linguaggio che fosse mio, che fosse personale e che in qualche modo riuscisse a forzare questa omologazione. Quindi il primo titolo che avevo dato al mio libro, che poi per ragioni editoriali è diventato il sottotitolo, era Hapax Legomenon, e gli Hapax Legomenon nella letteratura classica sono quelle parole che appaiono una volta sola nel corpus della letteratura classica. Ovviamente essendo una letteratura chiusa, se c'è una volta, c'è solo quella volta lì. Quindi degli unicum che a volte noi facciamo anche fatica a decifrare. Un esempio per tutti è quello che nel Vangelo, come sappiamo è scritto in greco, la parola che noi traduciamo come quotidiano, in realtà non si sa bene cosa significhi, perché la troviamo lì e soltanto lì, non c'è in nessun altro luogo. Epiusion è la parola originaria, che può voler dire che è, che viene, però non si hanno termini di paragone, proprio perché non c'è in nessun altro luogo, poi è stata tradotta come quotidiano, ma in realtà è molto più complesso. Quindi il titolo che ho scelto era questo, per dire che quella che era la mia scrittura voleva e sarebbe stata soltanto mia e diversa da quella di qualsiasi altro in quel momento, è irripetibile, e nemmeno da me. Come atteggiamento che si contrappone, tenta di contrapporsi nel modo più radicale appunto quella che era l'omologazione che io sentivo. Ecco, un altro aspetto, quindi io penso che la poesia come ogni forma d'arte sia e debba essere comunicazione, perché quando uno scrive è ovvio che pensa di comunicare qualcosa, se poi lo pubblica ancora di più. Quindi immaginando il possibile lettore, io credo che un altro dei miei scopi iniziali è quello di colpire in un certo senso, di costringere il lettore a interrogarsi sul linguaggio e a confrontarsi con un linguaggio che non è il solito che lui viene spinto ad utilizzare. Quindi uno shock iniziale in un certo senso per porre tutto in discussione, per non dare più nulla di scontato in questo linguaggio. Ed è un atteggiamento simile a quello per esempio che utilizzava Brecht quando parlava di straniamento, cioè nelle sue rappresentazioni lui cercava di fare in modo che lo spettatore delle sue opere teatrali